Avvocato Mario Tonucci, oggi parliamo di innovazione e mercato legale. Dal suo punto di vista, cosa devono affrontare e in che modo devono rivoluzionare gli studi legali d'affari, la loro struttura, il loro modello per adeguarsi al mercato e proiettarsi verso il futuro? Credo che non soltanto gli studi legali di grosse dimensioni, ma proprio la professione di avvocato deve essere rivista. Noi ci troviamo in un momento in cui c'è una crisi di giustizia paurosa, una lentezza nelle procedure giudiziarie e francamente una delusione da parte di tutti i cittadini. Credo che la categoria più mal vista dopo quella dei politici sia quella degli avvocati. Detto questo, adesso qualche speranza cominciamo ad averla, perché c'è un governo che ha capito che non si può continuare e andare avanti in questo modo. Certo, c'è molta ritrosia da parte degli ambienti tradizionali, per cui si cerca di stoppare anche riforme che ormai sono sentitissime. Immagino che oltre 200.000 avvocati non possano pensare che il futuro sia il blocco delle tariffe e l'eliminazione di concorrenza come quella che può essere data dalla mediazione. Qui occorre innovazione, occorre inventarsi qualcosa di nuovo, occorre essere competitivi con tutte quelle che sono le realtà con cui ci dobbiamo misurare. Oggi nella moda riusciamo ad eccellere perché esportiamo, in altre attività lo stesso, nella professione legale purtroppo fra un po' saremo espropriati se non ci organizziamo, perché realtà molto più competitive di noi si stanno affacciando sul mercato e probabilmente questo mercato li riceverà molto bene, perché al termine qualità e prezzo faranno la selezione. Si parla di soci di capitale, di rivoluzioni di governance. Secondo il suo punto di vista, in che modo bisogna approcciare queste tematiche e se è necessario a questo punto rivoluzionare la governance degli studi legali d'affari? Ma io sono a titolo personale, perché queste cose poi devono essere decise dai board dei vari studi, molto favorevole a queste innovazioni, e credo che una delle vie per uscire dalla crisi per realtà come la nostra sia quella appunto di avere dei soci di capitale. Dico questo perché noi abbiamo realtà anche all'estero, vorremmo averne sempre di più, perché abbiamo trovato un percorso nei paesi dell'est Europa piuttosto favorevole, per cui seguiamo gli imprenditori italiani, ma certamente non possiamo finanziare continuamente queste aperture. Abbiamo bisogno di investimenti e non soltanto della possibilità di avere accesso a credito bancario. Non ci possiamo indebitare, ci deve essere qualcuno che ci crede. Noi riteniamo che grandi aziende nel mondo del bancario, nel mondo delle assicurazioni, nel mondo delle infrastrutture sarebbero ben liete di entrare in un capitale di uno studio, anche se poi non dovrebbero entrare per nulla nella governance, perché avrebbero assicurato dei servizi a prezzi migliori, perché avrebbero possibilità di interloquire anche tra loro e formare una sorta di sistema, e quindi probabilmente ci sarebbe un vantaggio per tutti e soprattutto ci sarebbe anche più occupazione, perché questi studi potrebbero occupare tutta una serie di avvocati che oggi sono ai margini, per cui questa attività tradizionale probabilmente potrà ancora durare per qualche anno, ma alla fine è cessata, probabilmente destinata a cessare.